origine napoletana, si è poi trasferito a New York insieme alla sua famiglia, dove ha potuto conoscere nuove tradizioni e culture ed ha avuto la possibilità di fare i primi passi. Roma però gli ha rubato il cuore ed è proprio nella capitale che ha scelto di iniziare la sua formazione di attore, al Duse Studio di Francesca De Sapio. Oggi è l'agente silente di Le indagini di Lolita Lobosco, la nuova fiction Rai. In passato ha lavorato alla Vita promessa, Non dirlo al mio capo 2, I bastardi di Pizzo Falcone. Ecco a voi Giampiero Rotoli. Ciao Giampiero, presentati ai nostri ascoltatori. Ciao, sono Giampiero Rotoli e sono un attore. Napoli, New York e Roma, qual è la tua città del cuore e perché? Bella domanda, perché ognuno rappresenta un aspetto diverso, diciamo, della mia vita. E Napoli, dove sono cresciuto, New York, dove ho avuto le prime libertà da giovane adolescente, Roma, insomma, è la mia città adesso. Non lo so, forse direi New York perché è associata, diciamo, a un periodo di libertà, di prime libertà. Cosa ti piace di più del tuo lavoro? Allora, sicuramente, diciamo, la possibilità di esplorare mondi emotivi che magari non, diciamo, non avrei esplorato o comunque non avrei sperimentato subito, ecco. E anche poi mondi fisici, nel senso che spesso si frequentano, si visitano posti che sono, diciamo, particolari, no? Dove si gira, che magari neanche da turista avresti visitato. Cosa non sopporti del tuo lavoro? Allora, sicuramente la difficoltà di mantenere una routine, soprattutto per esempio per quanto riguarda la palestra o per quanto riguarda diciamo l'aspetto alimentare, no? Quindi, che ne so, devi mangiare i cestini per tanto tempo, quindi è difficile fare una dieta, cercare di scegliere le cose che ti servono, oppure resistere ai buffet pieni di dolci della mattina dell'albergo, insomma, un po' tosta, però quello, diciamo, è l'aspetto che mi piace di meno. Però comunque si cerca, nel senso, ogni volta che vado fuori, che giro per tanto tempo, cerco di trovare la palestra, cerco di, insomma, di portare avanti le mie routine. Qual è l'esperienza del cuore? L'esperienza del cuore, allora, non tanto per il ruolo, perché il ruolo era piccolino, insomma, si è anche risolto in modo veloce, ma per tutto ciò che ne comportava, che era un film americano, una serie americana, Catch 22, con George Clooney, che lui era anche regista di alcuni degli episodi ed era il regista del mio episodio. Però ha comportato che praticamente sono stato 15 giorni in Sardegna a Porto Cervo. Scusami, c'è il mio cane che sta giocando accanto a me, te lo faccio vedere. Carino. Sì. E gioca praticamente diciamo, sul bracciolo. Poi ogni volta che gli cade qualcosa la guarda e aspetta che io la prenda, come i bambini sui seggioloni praticamente. Quindi, insomma, dicevo Catch 22 perché abbiamo girato in Sardegna a Porto Cervo, mi hanno tenuto lì per 15 giorni in una suite dove ero libero, potevo andare al mare, fare quello che volevo, e poi si è ridotto in una, diciamo, in una scena di mezz'ora con Clooney che mi spiegava la scena. Insomma, quindi quella è stata l'esperienza divertente perché, appunto, perché praticamente ero nella stessa situazione di limbo, sembrava una sorta di Aspettando Godot, cioè eravamo noi quattro attori bilingue che eravamo appunto in questo albergo che ci continuavano a rimandare la scena per motivi di tempo, per motivi atmosferici. E quindi, insomma, abbiamo vissuto un momento particolare, strano. Le indagini di Lolita Lobosco, qual è il ruolo del tuo personaggio? Allora, il mio ruolo è l'agente speciale silente e fa parte, diciamo, dei filati di Lolita Lobosco. È un ruolo per ora nella prima serie di contorno, cioè aiuta diciamo, a distendere i toni diciamo, della parte drammatica e anche quando è presente sul luogo del delitto, anche con un cadavere davanti, diciamo, anche lì ci sono degli scambi di battuta con Lolita Lobosco che appunto tendono a distendere. Cioè, quindi direi appunto un personaggio che fa parte diciamo, dell'aspetto lavorativo di Lolita Lobosco che però aiuta a distendere i toni.
Descrivi la fiction con 3 aggettivi. Divertente, sexy e colorata. Il tuo libro preferito? Il mio libro preferito... ho difficoltà a dire solo uno, però ci provo, nel senso che ne sono in qualche modo affezionato, perché uno dei miei primissimi libri, e ancora adesso lo considero, ci sono affezionato, ed è Il barone rampante di Italo Calvino. Il tuo film preferito? Pure qui la stessa cosa, però direi tra gli ultimi, Parasite. Oppure però, non so, mi è piaciuto anche molto Il labirinto del fauno, Il decalogo, oppure uno vecchissimo, perché spazio tra quelli vecchi e quelli moderni, anche L'incompreso di Comencini, che è un film che ho visto a 8 anni, solo quella volta e basta, ma ancora oggi me lo ricordo, mi ricordo il senso di colpa straziante sia del fratello che del padre, insomma, mi ricordo i pianti fatti su quel film. Hai un portafortuna? Da buon napoletano ho un cornicello rosso rigorosamente regalato. Qual è il tuo hobby? Mi piace molto giocare a scacchi e passeggiare a contatto con la natura, con il cucciolo di Aschi che avete appena visto. Il tuo motto? Il mio motto è la goccia scava anche le pietre o le rocce, nel senso che tendenzialmente, si sa come metafora, nel senso che tendenzialmente l'acqua non riesce a superare superfici dure, però poi goccia dopo goccia alla fine ci riesce. Che cos'è per te la recitazione? Per me la recitazione è la possibilità di immedesimare, di entrare in nei panni di qualcun altro e avere un punto di vista differente. Quindi, è un qualcosa che ti aiuta a scardinare ciò che spesso si dà per scontato. Regista, autore? Regattore. Cinema o teatro? Cinema. Serie TV o film? Pure qui direi ser film, non riesco a scegliere. Cosa ti ha lasciato il 2020? 2020, tante situazioni da chiudere, tanti capitoli da chiudere, con tante cose complicate da lasciarsi alle spalle. Cosa ti aspetti dal 2021? Dal 2021 ho come si può dire, un nuovo inizio senza zavorre. Ecco, quindi avendo chiuso tutto quello precedentemente, adesso c'è l'inizio. Progetti futuri? Progetti futuri, c'è in programma la seconda serie di Lolita Lobosco, ecco la Mu, e di sicuro c'è anche, ho prestato la voce per un personaggio nel nuovo film di Ivan Cotroneo che si chiama 14 giorni, e praticamente la protagonista si allena al telefono con un'applicazione che la incita in stile militare, quella voce in inglese sono io. E poi altri progetti, ma nulla di sicuro, quindi non si dice.